Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi illustrerò come è fatto il termostato dei nostri furgoni Ducato, dei Ducato serie naturalmente, serie anni 90. Molte volte, per quello che riguarda il raffreddamento, questo signore qui è la causa di tanti guai. Se volete acquistarlo, qui potete vedere anche le specifiche, con le varie anche misure. Sono qui a farvi vedere una cosa adesso. Eccolo qui, il nostro amichetto termostato del maresciallo, sempre se la telecamera mette a fuoco. Da cosa è composto? Questa, dentro qui c'è del mercurio. Stai fermo, c'è del mercurio. Questo mercurio, naturalmente, voi sapete che una proprietà del mercurio è quella di espandersi o di ritornare, tra virgolette, al proprio posto se viene sottoposto a calore, quindi a riscaldamento o raffreddamento. Il mercurio porta avanti e indietro questa qui, questo cilindro qui. E cosa succede? Succede questo. Non è proprio così. Sospingo con le mani, se si capisce, anche perché non è proprio così morbido da fare. Aspetta, vediamo un po', ecco, forse, vabbè, questo minchio qua, scusate il termine, ecco, si apre. Aprendosi, cosa fa? Fa circolare l'aria, vedete? È un po' duro, fa circolare l'aria, sì, l'acqua di raffreddamento al radiatore. Qui ho preparato uno schema, facciamo conto che noi lo vediamo così. Quindi questa valvolina che c'è sotto si chiama valvola di bypass, che si apre e si chiude anche questa. Come potete vedere, è stampigliata la temperatura anche. Ci sono termostati di diversi tipi, anche in base da dove è venduto il nostro furgone. Se mette a fuoco questa cacchio, ecco, quasi. Adesso lo mollo, vediamo se, scusate, ma la videocamera è quello che è, quello che è. 79 gradi. Cosa significa? Che l'apertura, la mandata principale che farà passare l'acqua di raffreddamento dal motore al radiatore, quindi il raffreddamento vero e proprio, inizierà a 79 gradi. Ah, se questo è messo così, cosa succede? Quando questa parte è chiusa, parte sopra, qui, non circolerà l'acqua dal motore al radiatore. Quindi questo è chiuso, l'acqua passerà qui e tornerà indietro attraverso, naturalmente, un sistema di, mi sembra che ci sia il raccordo ad H, adesso non voglio dire, c'è un raccordo, comunque attraverso un sistema idraulico di tubi e di collegamenti l'acqua passa dal motore al radiatore. Questa è la fase di riscaldamento. In questo momento, naturalmente, la valvola di bypass, che è questa, è aperta, quindi l'acqua fa così, motore, 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 quindi il motore, man mano che si scalda qui la temperatura salirà. Non appena qui la temperatura si porterà a 79 gradi, questa valvola si aprirà, quella della mandata principale è questa qua, la valvola di bypass chiuderà in questo, perché quando l'acqua gira tramite radiatore, scusate, dal motore, senza passare dal radiatore, questa valvola è aperta. A un certo momento, quando si espande la colonnina di mercurio, puff, questa chiude, si apre questa e l'acqua circolerà dal motore al radiatore.
ed è un ciclo continuo di apertura, chiusura, apertura. Quindi in questo istante, diciamo, noi ci troviamo a una bassa temperatura, valvola chiusa. Quando arriviamo a 79 gradi comincia l'apertura, adesso vabbè, e poi chiusura, raffredda, chiusura, apertura, chiusura, apertura. Questo ci permette di mantenere costante la temperatura d'esercizio del motore, che è una cosa molto importante. C'è anche questo pirulino qua, che io a dire la verità non ignoro, lo ignoro, non so cosa serve. So solo che quando uno, diciamo, avete mai provato magari a schiacciare un pochettino i tuboni grossi che vanno al radiatore, si sente questo rumore qui, che forse fa capire che l'acqua girba, non so, questo non lo conosco. Comunque, guardate qua. L'ho staccata io questa colonnina qui spinge questa molla indietro e apre, vedete? L'apertura è qua. Cosa succede? Se questo si rompe per qualche motivo, facciamo finta che adesso è rotto, rimane aperto. Rimane aperto ed è un casino. Perché la valvola di bypass, quando lui rimane aperto, chiude questo circuito. Di conseguenza, l'acqua non passa più dal motore per scaldarsi, va direttamente dalla testata del motore a raffreddarsi nel radiatore. Di conseguenza ci sarà un raffreddamento molto maggiore, un raffreddamento continuo. E la nostra lancetta, invece di rimanere sui 90 gradi, di rimanere un attimo prima dei 90, ci rimarrà sempre in questa zona. E noi diciamo: oh, che bellezza, guarda, non scalda, funziona benissimo. No, non funziona benissimo. Funziona, ma non va in temperatura, e un motore che non gira in temperatura è un motore che va male. Perché? Testata. Ok? Guarnizione della testata. No, l'ho fatto troppo. Aspetta. Guarnizione della testata. Qui noi abbiamo i nostri cilindri. Aspetta, lo faccio da un'altra parte, che se no non vedete niente. Magari qui. Allora, cilindri 1, 2, 3 e 4. Qui passerà l'acqua da qualche parte, insomma, e li raffredda. Testata. Guarnizione della testata, questa qui. Se il motore non va in temperatura, non ci sarà dilatazione termica fra il basamento e la testata, e questa qui rimane molle, cioè non si sigilla, perché non è soltanto il serrare i bulloni che sigilla il motore, ma è anche la temperatura d'esercizio. Quindi la testata non si serra in modo perfetto, perché se questo furgone è stato costruito per lavorare a questa temperatura, deve lavorare a questa temperatura, non perché è sempre freddo, allora va tutto bene. Spero di essere stato chiaro, scusate magari il disegno un po' empirico, ma penso che si capisca. Quindi due fasi ci sono. Prima fase, con questa valvola di bypass chiusa, scusate, aperta, gira dal motore, ritorna al motore, gira al motore e ritorna al motore. Quindi questa è la prima fase, quella di riscaldamento. Quando arriva a 79 gradi si apre la mandata principale, ma si chiude la valvola di bypass, quindi qui l'acqua non girerà più, ma andrà di qui, va al radiatore, si raffredda e torna indietro. Valvola di bypass chiusa, questa è aperto. Semplicissimo, sono due fasi, una tra virgolette di riscaldamento e una continua poi di raffreddamento. Spero di esservi stato chiaro. Spero di essere stato chiaro. Questo comunque è il termostato originale del maresciallo, che io avevo smontato perché non funzionava. Lo sistema, perché non funzionava, e alla sua sostituzione è funzionato benissimo e non mi ha dato più problemi di temperatura bassa di acqua. Quindi
Se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e mettete mi piace. Ciao a tutti.